Credo che fare questo video di discussione sia molto importante, anche perché avrete visto sicuramente che abbiamo avuto, diciamo, delle modifiche alla programmazione. Ultimamente sto portando soltanto dei gameplay riguardo The Sims 4 oppure Inazuma Eleven SD, ma voglio spiegarvi meglio il tutto. Praticamente, appena tornati dalle vacanze, abbiamo avuto un po' di problemi con la programmazione, ma siamo riusciti per fortuna a risolvere in parte. Tranne per la situazione di NCE. NCE purtroppo sta avendo molti problemi per quanto riguarda le registrazioni di video, anche perché lui può registrare soltanto il sabato. Per quanto riguarda invece quando può registrare, non è wifi, quindi non può mandarmi sempre dei video riguardo quello che potrebbe fare su questo canale, anche perché consumerebbe tutti i dati e non potrebbe più utilizzare internet per un certo periodo di tempo. Però io lo capisco in questo momento, quindi può tranquillamente fare video quando vuole. Io ho sempre dato una disponibilità assurda per quanto riguarda i miei video e i suoi video. Infatti, come potete vedere, molte volte il giovedì pubblico io e non lui, ma vi prego, non fate i frecciatini dicendo ma non pubblichi mai, non pubblichi mai. Purtroppo ha dei suoi problemi e io ovviamente non posso lasciare assente, diciamo, non posso non lasciare video da un giorno nella settimana, dal lunedì al venerdì, perché voglio dare continuità al mio canale, quindi per questo mi comporto così. Ma comunque, passando alle serie che sto portando ora, io credo che ci sia bisogno di parlarne. Perché per queste prime settimane di gennaio purtroppo ho pubblicato solo video su SD e devo dirlo, SD dopo 3 settimane quasi, perché è uscito il 2 gennaio, anzi il 3 in realtà, sono aperti i server, però vabbè. Allora, dopo queste 2-3 settimane, direi che la situazione di SD per quanto riguarda me, io sto sbagliando tutte le impostazioni per quanto riguarda SD. Infatti lo sto giocando principalmente off-screen. Poi quando capiterà di fare qualche summon lo farò. Qualche volta farò dei video riguardo gli eventi, come giusto che sia. Ma il problema è che SD non è praticamente fattibile da portare come serie. Per me almeno, perché non sono un pro, non sono forte come Corne, non sono forte come Saru, non sono forte come tutte le altre persone che possono tranquillamente avere una squadra da 6.000-7.000 di valore, quindi purtroppo sono rimasto un po' confinato. Io SD comunque mi sta piacendo. Mi sta piacendo, sto continuando la storia off-screen, sto continuando gli eventi per esempio a modalità maggiore da solo, off-screen. Infatti con l'evento di Asuto, Kirin, eccetera, ho mostrato solo l'evento in modalità facile. Però io off-screen gioco anche il medio e il difficile perché comunque non voglio fare brutte figure. Ma l'evento ultimo dei supercampioni ho sbagliato l'impostazione. Perché dovrei fare prima l'online e poi fare le sfide con i challenger, eccetera, eccetera. Purtroppo ho sbagliato da quel punto di vista e chiedo scusa. Ho bisogno però di dire una cosa. SD con questo evento non mi è piaciuto. Perché ve lo dico sinceramente, io ho sempre odiato il competitive. Ho sempre odiato fare competizione. Purtroppo, perché io sono uno che gioca sempre in solitario, che gioca sempre offline, che vuole giocare sempre per conto suo, sono stato abituato così. E diciamo, abituarsi a questo stile di gioco per me è molto complicato, perché non sono il tipo che gioca contro gli altri. Purtroppo sono scarso, e lo so, lo sapete benissimo che sono scarso e che non mi interessa giocare contro gli altri, e non mi interessa giocare per potenziarmi. Gioco più per divertimento. Infatti, se vedete per esempio tutti i miei salvataggi sui giochi, non lo so, di Galaxy, di Chrono Stones, di Inazuma Eleven 1, 2, 3, Go, eccetera, eccetera, vedrete soprattutto salvataggi che si fermano, non lo so, a metà storia, un quarto di storia, tre quarti di storia, storia finita, ma che non presentano quasi mai un cambio in squadra. Perché purtroppo io sono abituato a giocare solo la storia offline. Quindi purtroppo sono cresciuto così. Quello che voglio dire è che limitare un evento, soprattutto sul competitive, non mi piace. Anche perché i reward che si hanno, non lo so, mettiamoci i reward, no? Non vengono distribuiti bene uno dall'altro, almeno per il mio
conto. Capisco i primi 10, i primi 100, i primi 1000, eccetera, eccetera. Ma metti comunque il caso che uno vuole partire da una base, oppure vuole giocare soprattutto offline per se stesso. Se vuole farmare monete, se vuole fare qualsiasi cosa per farmare monete, è costretto a non guadagnarne, perché non possiamo fare summon, non possiamo fare nulla, almeno per il mio conto. Io purtroppo sono un giocatore solitario e mi dispiace soprattutto parlare di questo, perché SD comunque un buon gioco, è fatto benissimo, è il miglior gacha game che io abbia mai giocato a livello di pratica e livello di summon, eccetera eccetera. È il miglior gacha game che ho mai giocato. Però io sono rimasto comunque abituato agli eventi che si facevano qualche anno fa, per esempio con il gioco di Seraph of the End. Si facevano eventi che però non erano solo sul competitive, ma anche su storia personale, storie inventate. E comunque i reward erano gli stessi, quindi ognuno poteva avere le SR, le SSR ai tempi. Ora si parla di E, grado E, grado A, grado B, grado C, grado S, grado SS, grado SSS che usciranno prossimamente. E diciamo che è un po' una mancanza quella che sto vivendo, anche perché io sono abituato sempre a giocare offline e questo potrebbe danneggiarmi, ma non mi interessa. Io ora sto provando anche a fare qualche partita online, qualche partita l'ho già vinta. Ho vinto contro Gex all'ultimo minuto. E beh, io spero che posso continuare a divertirmi col tempo e spero che andrà tutto bene. Quindi, questo era solo un video discussione. Volevo dire la mia opinione riguardo Inazuma Eleven SD. So che magari ci ha fatto un video già corner, però voglio anche dare una mia opinione, essendo comunque questo un canale Inazuma e ci ho portato anche Inazuma Eleven SD. Quindi, in descrizione potete trovare tutti i link ai nostri social. Non vi scordate il canale di NC World e The Wattpad di Ethan, che fa storie bellissime. Alla prossima, da Bjorn.